Oggi iniziamo vedendo dei riferimenti. Allora, i riferimenti cosa servono? Servono a citare delle altre parti del documento che si sta creando. Ad esempio, dire come si dice nel capitolo 5, che può essere utile a fare dei richiami. Allora, per definire un punto che poi andremo a richiamare, si usa la macro label e dentro si mette il nome che si vuole dare a questo riferimento. Quindi ad esempio abbiamo dato il nome prologo e prima ho scritto ch due punti. No, questo non è obbligatorio, si può scrivere un nome arbitrariamente a caso. Però dato che qui sto per citare un capitolo, ho scritto ch due punti, che è la convenzione per dire che sto citando un capitolo. È una convenzione, all'altra che non frega che l'ho detto o meno, però è molto comoda a voi per capire cosa state citando. Per questo è per definire il punto che volete citare. Invece per citarlo veramente, più avanti nel testo o anche prima, se volete fare un'anticipazione, inserite la macro ref col nome. E questo vi scriverà come si legge nel capitolo e vi scrive in automatico il numero del capitolo. Se voi aggiungete un capitolo prima, spostate i capitoli, fate varie modifiche, quando li compilate in automatico aggiorna il numero del capitolo. Se fate delle variazioni alla prima compilazione non vi darà mai il numero giusto, dovete fare 2-3 compilazioni come per l'indice, è lo stesso motivo dell'indice appunto, in modo che lui numeri giusto nel modo corretto. Per dire invece qual è il numero di pagina, la macro è pageref e sempre prende come argomento il nome che voi avete definito prima. Quindi riassumendo, per definire un punto da citare usate la macro label con dentro il nome. Per stampare il numero, ad esempio, del capitolo che volete citare usate la macro ref di riferimento e invece per stampare il numero di pagina pageref. I tipi di riferimento principali che vedremo in questo corso, ma poi ce ne sono tanti altri, sono ch per i capitoli, sec per le sezioni, subsec per le sottosezioni, fig per le figure che vedremo nella terza lezione, tab per le tabelle e q per le equazioni. Queste ultime due le vedremo più avanti in questa lezione. Piccolo chiarimento, il label non viene mai stampato, il label serve solo a definire un punto che poi verrà richiamato. Il nome che ci mettete dentro non è detto che coincida col nome del capitolo. Voi potete fare chapter, capitolo bellissimo, e fare label ch due punti capitolo bruttissimo, perché il primo, il comando chapter, è quello che vi stampa il nome del capitolo. Il comando label è quello che vi definisce un nome vostro che non verrà mai stampato nel documento, che voi conoscete, quindi vi consiglio di scrivere una cosa breve che si faccia da scrivere, che serve esclusivamente a essere richiamato dal comando ref o pageref. Una cosa bella è che se voi includete il pacchetto hyperref, quindi questa riga dovete scriverla nel preambolo, dove ci sono tutti gli use package, aggiungete questa riga qua, use package hyperref, e in automatico vi inserisce nel PDF un link. Cioè, quando voi citate, per esempio, come si scrive nel capitolo 1, oltre a mettervi in automatico il numeretto, vi mette in automatico un link che se voi ci cliccate sopra con la manina nel PDF vi rimanda al capitolo 1. Questo pacchetto qui fa la stessa cosa in automatico anche con l'indice. Quindi se lo includete, anche nell'indice vi mette in automatico i link. Poi vedete qua che ho aggiunto l'argomento opzionale hide links. Perché? Perché di default hyperref aggiunge anche un rettangolino colorato intorno al punto che si può cliccare. Per due motivi. Uno, per capire quali sono gli elementi cliccabili. E secondo, il colore dipende dal tipo di link. Ad esempio, se un link interno al documento vi mette un colore, mi sembra rosso. Se è un link esterno, vi mette un azzurro, mi sembra, cioè se è un link a un sito. Se è un link che vi rimanda, perché funziona anche con le note di piedi pagina, cioè quando mettete, vi ricordo l'altra volta l'hanno messa la nota di piedi pagina con footnote e vi mette quel numeretto. Hyperref mette il link anche lì, se voi cliccate quel numeretto vi rimanda in fondo alla pagina dove c'è la nota e anche vi mette un altro colore. Questi colori
a volte vengono richiesti, tipo su alcuni siti di pubblicazione le richiedono, secondo me non distraggono un po' dal documento, quindi se non volete averli, aggiungete questo argomento opzionale, opzionale perché fra parentesi quadre, che ha i links che gli dice non nascondere, cioè non nascondi i link, non farmi vedere i colori attorno al link. Ecco, scusate, mi ho dimenticato di dirvi, i quadratini colorati famosi che vi parlavo prima, se voi li lasciate, vengono fuori solo quando vedete il PDF sul computer. Quando lo mettete a stamparlo, magicamente spariscono, nella stampa non vanno mai fuori quei quadratini. Se li lasciate, quei quadratini, tengo i colorati, si vedono solo sullo schermo del vostro computer, mai sulla stampa. A volte, se compilate una sola volta, potrebbero comparirvi dei punti di domanda invece dei numeretti, perché come vi ho spiegato prima, al primo passo tiene lo spazio e segna dove sono le varie cose, al secondo passo inserisce numeretti provvisori e così via, no? Quindi la prima volta che compilate, molto probabilmente lasciamo dei punti di domanda al posto dei numeretti per dire non so ancora come si chiama, qual è il numero del capitolo, che pagina è, perché devo ancora fare i conti, semplicemente. Adesso vediamo come fare la bibliografia. Allora, ci sono vari tool perché permettono di fare la bibliografia con LaTeX. Uno dei migliori penso che sia BibTeX, però sono piuttosto complicati. Io vi spiegherò dei bibliografi, che è un tool molto semplice che permette comunque di fare una bibliografia completa. È ovvio, se volete fare una bibliografia di migliaia di volumi è un po' difficile da gestire, però per fare una bibliografia anche per la tesi la si fa senza problemi. Di solito la bibliografia si mette alla fine del documento o comunque dove volete inserirla, dovete aprire e poi chiudere l'ambiente dei bibliografi. Quindi begin the bibliography, alla fine end the bibliography. Dovete passargli un parametro che normalmente sarebbe il numero massimo di voci. Ad esempio, se avete 15 volumi di bibliografia, scrivete 15. In realtà questo numero non gli serve a grandi cose se non per allineare i documenti, e visto che il font di default sulla maggior parte dei compilatori ha delle larghezze sensibilmente diverse tra i vari numeri, io per esperienza vi consiglio di scriverci degli 8, tanti 8 quante sono le cifre che dovreste scriverle dentro. Ad esempio, 15 documenti sono due cifre, scrivete 88, perché l'8 è la cifra che normalmente nel font è più larga e quindi occupa più spazio e viene tutto ben allineato. Se mettete altre cifre potrebbe essere un po' sballato, ma sottigliezze. Allora, la bibliografia, a differenza di chapter e subchapter, non viene inclusa di default nell'indice. Perché? Perché la bibliografia non sa se voi la volete usare come un capitolo o come una sezione. Vi ricordo che negli article non esistono i capitoli, quindi siete obbligati a metterla come sezione. Se usate invece le altre classi, potete metterla quella che volete, ma è ovvio che la metterete come un capitolo, non avrebbe senso metterla come una sezione. Quindi la prima cosa che facciamo è aggiungere all'indice la bibliografia. Come? Add Contents Line è una macro che vi permette di aggiungere un qualcosa all'indice. Talk. Il primo argomento è Table of Contents, è il nome dell'indice. Section, perché in questo caso è un article, quindi la inseriamo come una sezione. Se siete usando un'altra classe, invece di section ci scrivete chapter, e poi scrivete bibliografia o il nome che volete dargli nell'indice. Questa riga aggiunge il tag all'indice per permettere che sia citabile dall'indice, quindi che l'indice ci metta il numero di pagina e il link. Se usate la macro e il pacchetto hyperref, dovete aggiungerci un label, come abbiamo visto prima. Mettete il nome che volete, non ha importanza, l'importante è che ci sia, perché se non mettete quel label l'indice non può calcolarsi qual è il numero di pagina della bibliografia. Adesso possiamo inserire le varie voci della bibliografia, che vanno inserite nell'ordine in cui verranno stampate. Cioè non è che lui ve le mette in ordine alfabetico, poi quelle le fa BibTeX, quelle cose lì, che non è una cosa più avanzata, però molto più laboriosa. Questa è la cosa semplice e dovete metterla voi nell'ordine in cui verranno stampate. Per dichiarare un elemento si usa la macro BibItem,
e come argomento ha l'etichetta. L'etichetta è come il nome che scrivete dentro il label. Non è il quello che verrà stampato, ma un nome che userete voi per citare questo libro. E poi sotto ci scrivete l'autore, il nome, l'editore, quello che vi serve. Non c'è una non c'è uno stile predefinito, non c'è una sintassi da usare, è un testo semplice, scegliete voi in base alle esigenze del vostro documento quale deve essere il criterio con cui vengono scritti i libri in bibliografia, però è un testo che divide siete voi. Ad esempio qui ho scritto con l'autore, poi sono andato a capo, ho messo il nome del documento che cito con ENF, per distinguerlo, che ENF vi ricordo fa l'italico, per distinguerlo dal resto del testo. Poi, in questo caso non era un libro ma era un sito, quindi ci ho messo l'indirizzo web, e qui ho usato la macro URL che vi aggiunge un link automatico all'indirizzo. Se voi scrivete qualcosa dentro la macro URL, vi stampa l'indirizzo, e quando ci andate sopra, cliccate, vi apre la pagina web collegata. Allora, questa parte vi stampa la bibliografia. Per citare un libro, usate la macro cite e come parametro gli passate il nome, l'etichetta che avevate definito prima. E lui vi metterà il numeretto del libro fra parentesi quadre, e se avete incluso il pacchetto HyperRef, vi mette il link a quell'elemento della bibliografia. Andiamo avanti con le tabelle. Allora, per definire una tabella si usa l'ambiente tabular, che prende come argomento le colonne. Allora, ogni lettera indica una colonna che voi volete avere. L vuol dire che la colonna deve essere allineata a sinistra, C vuol dire che la colonna deve essere allineata al centro, R che la colonna, o meglio il contenuto della colonna, deve essere allineato a destra. Quindi in questo caso io ho una tabella che ha tre colonne, una la prima con il testo allineato a sinistra, una con il testo allineato al centro, una allineato a destra. Vedete qua che ho messo questa sbarretta che è una pipe, ed è quel tasto che sulla tastiera si trova sopra lo slash al contrario, quindi al tasto a sinistra dell'1. E quella lì vuol dire metti una riga fra la seconda e la terza colonna. Infatti vedete qua abbiamo una colonna allineata a sinistra, una allineata al centro, una a destra, e fra la seconda e la terza c'è una linea. Se io volessi avere una linea fra tutte e anche a sinistra e a destra, devo mettere linea L, linea C, linea R, linea. E così me le mette tutte. Potete scegliere voi in base alle vostre esigenze quali linee vi servono. Dentro ci va il corpo della tabella. Allora, per separare le colonne tra di loro si usa la E commerciale. Quando usate la E commerciale vuol dire vai alla prossima colonna. Per andare alla linea sotto, con molta fantasia, doppio backslash, che è lo stesso comando che usate per andare a capo. Quindi direttamente vai a capo. Se volete inserire questa linea qua, di separazione fra le righe, c'è il comando hline. Quindi dopo essere andate a capo, date il comando hline, e fra questa riga e quella dopo vi fa una bella riga disegnata. Se volete averla anche all'inizio, basta metterla prima che inizi la prima riga o subito dopo aver aperto la tabella. Allora, questo comando vi stampa la tabella così, dove siete, cioè se avete del testo ve la stampa subito dopo il testo. È utile inserirla in un altro ambiente che si chiama table, che serve a contenere le tabelle. L'ambiente table, che si apre con begin table e end table, ve le numera e vi permette di metterci una didascalia. Allora, si apre begin table, si chiude con end table, dentro ci mettete il begin tabular con tutto l'ambaradano che ho visto prima, end tabular, e poi la macro caption, in cui ci mettete dentro la descrizione, la didascalia. Lui cosa fa? Vi va a capo, vi centra la tabella
Sotto vi scrive tabella 1, ve le numero lui in automatico, un numero progressivo, come sempre. Se voi aggiungete uno, le spostate, vi cambia i numeri da solo in automatico. Mi sembra che ogni capitolo ricomincino da capo. E con scritto poi la didascalia che avete scelto. Non è finita? Potete aggiungerci anche dentro un label col prefisso tab e potete andare a richiamarla nel testo con la macro left, come con i riferimenti che abbiamo visto prima. Dimenticavo, table allinea le tabelle al centro solo nelle presentazioni, nei documenti della linea a sinistra. Per averla allineata al centro anche nei documenti, subito dopo aver aperto Begin Table, date un backslash centering, la macro centering, che vuol dire quello che c'è dentro questo ambiente, cioè il table, metti quello al centro. Centering. Sì, perché è una macro. Allora, per centrare le tabelle nei documenti normali, perché le centra da solo nelle presentazioni, dopo aver scritto Begin Table, o qui o andato a capo, è uguale, inserite la macro centering, quindi backslash centering. Potreste notare che la tabella va in fondo alla pagina da sola o ai vostri scambi della pagina. Allora, normalmente questo non dovrebbe disturbarvi, adesso fa così perché avete il documento con poca roba scritta. Appena scrivete della roba, ve la rimane al posto. Comunque, se non siete contenti di dove ve la posiziona, potete, dopo Begin Table, aprire delle parentesi quadre e scriverci H per dire mettimela proprio qui dove voglio io, non mettermela in un'altra pagina, non mettermela in posti strani. E se non funziona, potete metterci H punto esclamativo, per dirgli sei obbligato a metterla qui, non rompermi la scatola. H. Esattamente, perché poi ci sarebbe al posto dell'H, potete mettere la T, che vuol dire top in cima alla pagina, la B bottom in fondo, e ce ne sono altre, e l'H invece dove sto scrivendo. Perché a volte lui cerca di ottimizzare, quindi magari ve la mette la pagina dopo, dove c'è più spazio. Però se avete esigenze, mettete H. Ok, allora andiamo avanti all'ultima parte di oggi, che è matematica. Allora, importantissimo, quando usate formule matematiche, simboli matematici, elementi matematici, è indispensabile avere i pacchetti AMS Math e AMS Symbol, e quindi dovete mettere nel preambolo use package di questi due pacchetti. Ci sono tre modi minimo per includere formule matematiche. Il primo modo è includere in linea, cioè in mezzo al testo. Mentre scrivete il testo, se dovete scrivere una breve formula matematica, il modo per farlo è usare l'ambiente inline. Come si fa? Semplicemente quello che è matematica va scritto fra un dollaro e un altro dollaro. Quindi scrivendo così, come tutti sanno, dollaro 2, quello è il caret, è l'accento circonflesso, 2 uguale 4, e lo trasforma in 2 al quadrato uguale 4. Invece la macro times la trasforma in un per, e quindi lui considera cosa matematica qualsiasi cosa sia scritta fra 2 dollari. Non scrivete il testo dentro i 2 dollari, perché se scrivete del testo dentro i 2 dollari lui pensa che siano delle variabili matematiche, quindi ve le scrive con un carattere particolare che non è adatto a leggere testi, invece è fatto pensato per leggere, per scrivere i nomi di variabili matematiche. Invece per scrivere una formula in evidenza, che vuol dire andare a capo e scriverla separata dal testo, si usano backslash aperta quadra, la formula matematica, e backslash chiusa quadra. E in questo modo lui in automatico va a capo, la centra e vi scrive la matematica lì. Qui scopriamo una nuova macro, la macro frac, che serve per fare le frazioni. Come primo argomento prende il numeratore e come secondo argomento prende il denominatore. Un'altra grande differenza fra l'inline e questo è che nell'inline
tende a comprimere tutti i simboli per farli stare dentro una riga. Qui invece occupa anche più di una riga per invece mostrarli bene, bello in grande. Si apprezza questo molto con l'operatore di limite, con l'operatore di integrale, si nota questa differenza, che nell'inline li mette gli estremi di integrazione oppure la tendenza del limite laterale, e invece in quella con le formule in evidenza, come in questo caso, lo mette sotto sopra. Volendo, si può mettere un numeretto alle formule per richiamarle in seguito, e per fare questo la formula va scritta nell'ambiente equation, quindi un begin equation, end equation, e automatico lui rimette un numeretto laterale che è progressivo, come abbiamo già visto per le tabelle e per tutto il resto. E ovviamente si può inserirci dentro un label con il prefisso EQ per poter essere richiamati dalla macro ref o dalla macro page ref, quindi per poter citare le formule. Vedasi formula 1 ad esempio, e il numero ve lo mette in automatico perché lui, come per tutti gli altri riferimenti, sa. Qui c'è una breve carrellata dei simboli più comuni. Sono molto utilitivi in inglese, se non ve li ricordate potete andare a cercare su internet, oppure c'è dei Tikify, come ho fatto vedere l'altra volta, come disegnate il simbolo, lui vi dice come si fa. For all è il per ogni, in è l'appartiene, exist è l'esiste, è lec, less equal, minore uguale, epsilon è epsilon, il cos è coseno. Voi adesso, perché bisogna scrivere backslash cos e non solo cos? Perché se voi scrivete cos dentro un ambiente matematico, lui ve lo interpreta come tre variabili, c, per o, per s. Invece voi non volete che ve lo scriva in modo strambo come se fosse tre variabili, volete che ve lo scriva come funzione coseno. E per farlo c'è la macro cos che di default ve lo scrive ben visibile come una funzione. Teta fa l'angolo teta, abbiamo già visto che il circonflesso serve per mettere l'esponente, per mettere invece in pedice, se avete qualche esigenza di mettere in pedice, c'è l'underscore. Se cosa fanno? Se all'apice sia il circonflesso che l'underscore, elevano o mettono in pedice solo il prossimo carattere, solo un carattere. Se dovete mettere più di un carattere, fate circonflesso, aperta graffa, tutto quello che dovete mettere come esponente, chiusa graffa. Poi qui vedete il limite, underscore, cosa deve tenere il limite. Per fare la freccetta c'è la macro to, per mettere l'infinito c'è la macro infty, x serve per fare l'esponenziale, equiv per l'equivalenza, pmod per fare il modulo, vado veloce perché sono tutte cose che potete ritrovare, sqrt fa la radice quadrata e accetta come argomento opzionale l'indice della radice, la sommatoria è sum, e in pedice ci va la partenza del contatore e in apice l'arrivo del contatore. Ecco qua, vedete la differenza, questo è l'inline alla prima riga, invece questo alla seconda riga è quello nella modalità estesa. Vedete, il primo cerca di farlo più compatto per farlo stare in una riga sola. Poi c'è l'integrale che è int. Per le matrici c'è l'ambiente p-matrix che funziona come le tabelle dentro. Separate le colonne con le commerciali e andate a nuova riga con il doppio backslash. Voi state in evidenza? Bisogna si apre con backslash aperta quadra e si chiude con backslash chiusa quadra. È dentro la formula. Per non averlo in evidenza, ma in mezzo al testo, si usano i dollari. Con i dollari e in mezzo al testo. Quindi l'inline sono i dollari? Sì, no. Dollari. In realtà ci sono. In realtà questo deriva da due sintassi diverse. La sintassi vecchia prevedeva un dollaro in line, due dollari in evidenza. Quella nuova prevederebbe backslash aperta tonda, backslash chiusa tonda in line, backslash quadra, backslash chiusa quadra in evidenza. In realtà, non so per quale motivo, per l'inline si usano sempre i dollari,
per l'evidenza si usa sempre la sintassi backslash quadra, backslash questa quadra. Non so per quale motivo, ma se di solito sarete a vedere qualche guida, mi suggeriscono questi due. A volte potreste notare che le parentesi, ad esempio, se fate una funzione e dentro ci mettete fra parentesi una frazione, potreste notare che le parentesi siano più piccole della frazione. Per fare in modo che le parentesi si adattino al loro, al contenuto, bisogna scrivere, in questo caso, backslash cos, backslash left, aperta tonda, tutto attaccato, il contenuto, backslash right, chiusa tonda, tutto attaccato. E facendo così, backslash left, aperta parentesi, backslash right, chiusa parentesi, che funziona con tutte le parentesi, le adatta al contenuto interno. Bene, allora per oggi è tutto. La prossima volta vediamo le immagini, i disegni, i grafici, le presentazioni, il greco e la chimica, se non sbaglio. E se avete ancora domande o avete problemi, potete contenerci magari un po' qua. Una certa cosa la so.